Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri, Pluigi Psalomone, Pcalibano, Psallustio, Psemiravide, Pfui, tanti auguri a te. No, amici di Magro Disney, non sono impazzito. Era semplicemente per fare gli auguri di buon compleanno a Eta Beta, che quest'anno compie 70 anni. Quello che avete sentito prima non era uno scioglilingua, era semplicemente come il personaggio si presenta la primissima volta a Topolino. Certo, è un po' difficile da ricordare. Fortunatamente, durante la loro prima avventura, il personaggio diceva sempre Eta, 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 e quindi quel geniaccio di Topolino lo ribattezza semplicemente Eta Beta, che tradotto in lingua originale diventa Iga Biva, un po' una trasposizione di Eager Beaver, che letteralmente vuol dire secchione. E questo secchione, questo qui appunto, è stato creato da Floyd Gofferson e Bill Walsh nel 1947. La sua prima apparizione sarà in Eta Beta e l'Uomo del 2000. Tra l'altro, Bill Walsh è sceneggiatore di lungometraggi Disney del calibro di Mary Poppins. Ve la ricordate la tata, quella che estraeva tutto dalla borsa, la borsa che c'entrava tutto? E lei tirava fuori questi oggetti dalla borsa e... borsa... Ma torniamo per un istante alla sua storia d'esordio. Durante Eta Beta e l'Uomo del 2000 abbiamo Topolino e Pippo che stanno facendo una scampagnata. Poi, per alcune problematiche, delle quali non vi dirò assolutamente nulla, si ritroveranno dentro la Grotta Nera, questa strana caverna dalla quale nessuno è mai uscito vivo. I due si perderanno, si divideranno e Topolino, ahi lui, incontrerà un esserino molto simile a questo. Ma non è tutto. Perché questo strano esserino all'inizio aveva al collo uno strano orologio datato 2447. Topolino, dopo qualche attimo di sgomento, prende in mano la situazione e capisce che forse Eta Beta doveva venire dal futuro. Lo presenta a Pippo, ma Pippo, come tutti sappiamo, è incredulo, vedi la magia di nocciola che non sarà mai capita da quest'ultimo, alla fine diventerà il suo miglior amico. E così, dopo la sua primissima avventura, pubblicata in 5 puntate sui primi 5 numeri di Topolino Libretto, Eta Beta diventerà a tutti gli effetti personaggio fondamentale della banda Disney. All'inizio lo vediamo vivere a scrocco a casa di Topolino, da lì diventerà amico di Minnie, Orazio, Clarabella, risolverà i casi insieme a Basettoni, insomma, Eta Beta diventa un personaggio principale anche in alcune indagini di Topolino, ma soprattutto ben voluto e amato da tutti gli abitanti di Topolinia. Anche se ovviamente le origini non vanno mai dimenticate. Infatti, in qualche avventura lo vediamo ritornare nel suo pianeta natale, un certo Petropolis, insieme al padre, alla madre, il fratello, la sorella, i nonni, insomma, tutta la famiglia di Eta Beta. E tra un parente e l'altro trova anche il tempo per andare dalla sua fidanzata, Neema. Anche se in alcune storie lo vediamo flirtare insieme a Stella, amica di Minnie. Oltre a tanti amici, parenti e fidanzate, Eta Beta ha anche un animale domestico chiamato Flip. Stiamo parlando di un raro esempio di gangarone. Una sorta di animale del futuro composto da varie altre razze di animale, circa 11 specie, tra le quali pipistrello, rana e unicorno. Flip, quando è affetto dalla zizzosi, sempre una malattia del futuro, tutti quelli che sono vicini a lui devono assolutamente dire la verità. E come è noto a tutti quanti, il gangarone si nutre prevalentemente di manzanilli, degli strani insetti visibili solo ai gangaroni. Come se non bastasse, Guido Martina e Romano Scarpa, in tempi non sospetti, idearono anche Flippe II, fratello figlio del primo, anch'esso gangarone, anch'esso in grado di fiutare le menzogne, stavolta mutando il colore della pelle e trasformando la sua coda in un punto interrogativo. Ovviamente, per non creare ulteriore confusione ai lettori di Topolino, si utilizza solitamente Flippe I. Questi e tanti altri maestri Disney, per accrescere ancora di più il fantastico mondo di Eta Beta, crearono altri personaggi, antagonisti, comprimari, nemici, tra tutti lo zombie Baturso e la cometa Beta. Se volete conoscere un po' meglio Eta Beta, secondo me ci sono alcune caratteristiche da non sottovalutare. Numero 1.
Eta Beta non proietta ombra e non ha scheletro, o almeno così attesteranno i due dottori, Claudio e Camillo, che lo visiteranno durante la sua primissima avventura. Numero 2. Eta Beta si è sempre nutrito in maniera molto bizzarra, dalle stalattiti alle valvole radiofoniche, passando per le lampadine e piume di piccione. E dopo tutta quella serie assurda di oggetti non commestibili, Eta Beta pensa bene di cambiare dieta, Beta. E da quel momento si nutrirà prevalentemente di kumquat, una specie di mandarino cinese molto zuccherato e succulento se in salamoia. Ovviamente tra gli anni 40 e 50 questi maledetti kumquat in Italia non erano assolutamente conosciuti. Quindi il maestro Guido Martina, che tra le tante cose era anche incaricato di tradurre i testi provenienti dagli Stati Uniti d'America, guardò Eta Beta nutrirsi di queste palline bianche, ovviamente le vignette erano in bianco e nero, e pensò bene di tradurre kumquat con un più classico e semplice naftalina. E anche i termini gangarone e manzanillo, ad esempio, sono nati grazie alla mente diabolica del maestro Guido Martina, aiutato da Giorgio Monicelli, fratellastro del più famoso Mario. Numero 3. Anzi, sarebbe meglio dire P3. Infatti tutti sappiamo che Eta Beta antepone a quasi tutte le parole che iniziano con consonante, e non sempre le stesse, la lettera P. Questo perché Bill Walsh volle dare questo vezzo al personaggio di Eta Beta per rendere il suo linguaggio più robotico e più incomprensibile per i suoi interlocutori. Numero 4. Eta Beta ha molti amici tra Topolini e Paperopoli, e in quest'ultima è anche amico di Zio Paperone. Anche se i due, secondo me, non andranno mai d'accordo. Infatti, Eta Beta è assolutamente allergico al denaro e, pensando che sia molto nocivo, fa di tutto per non farlo sperperare al suo amico Topolino. Numero 5. Eta Beta, come vediamo nella sua raffigurazione della fantastica statuetta Disney Parade, uscita per De Agostini in edicola, ama dormire sui pomi del letto. E Bill Walsh, tra i tanti, ha anche sceneggiato il lungometraggio Pomi d'ottone e manici di scopa. Numero 6. Eta Beta, tra le tante cose, è famosissimo per indossare il suo gonnellino dallo spazio infinito, anche se in qualche storia pare che abbia dei problemi con i gonnellini. Andatevela a cercare sull'Index, sul Papersera, su altri forum esperti di storie Disney. Anche se in alcune storie Romano Scarpa, o almeno all'inizio, amava disegnarlo con dei pantaloncini corti, come possiamo vedere in questa foto. Numero 7. Per concludere possiamo dire che Eta Beta, nonostante il suo fisico mingherlino, è dotato di una forza fisica straordinaria. 70 anni, ma vi rendete conto? Eta Beta il 22 settembre 2017 compirà la bellezza di 70 anni. Cioè sono passati già 70 anni da quella storica Eta Beta e l'uomo del 2000, che Topolino deluminava con la torcia, e adesso? Sono passati 70 anni. A proposito, ma lo sapevate che dopo solo 13 storie Walsh e Gottferson dovevano abbandonare il personaggio? Voci di corridoio affermano che fu proprio Walt Disney a voler accantonare l'idea di sviluppare il mondo di Eta Beta. Infatti sembra che inizialmente Eta Beta fu accolto talmente positivamente dalla critica che stava addirittura per oscurare la fama di Topolino. La sua simpatia, la sua intraprendenza, la sua stravaganza stavano per coprire la fama del più famoso Topolino, e quindi Walt Disney lo volle accantonare per un po'. Fortunatamente alcuni artisti del panorama italiano Disney, tra i quali Luciano Gatto, Romano Scarpa, Guido Martina e Pier Lorenzo De Vita, diedero la luce e la fama che tuttora, amici di Magro Disney, conosciamo. Eta Beta, l'uomo che veniva dal 2000 e che è ancora in mezzo a noi. Grazie a tutti per aver visto questo video, soprattutto grazie a tutti gli amici che seguono la pagina di Magro Disney. Ringrazio il mio collaboratore di fiducia Marco Silvestri e soprattutto ringrazio tutti coloro che hanno partecipato a questo video. Vi lascio con alcune immagini e alcune scritte, e grazie a Eta Beta.